ci vuole ogni tanto di fare una jam session, così la chiamano in Inghilterra, perché noi non ne facciamo più dai tempi di Garibaldi, in quella famosa tournée che ne vide protagonisti, a parte Garibaldi che cantava con il suo complesso I Mille. Dall'ultima esibizione di Marsala il complesso si sciolse, lo sapete, no? E i due impresari di Garibaldi, che conoscete anche loro, Vittorio Emanuele per esempio, lo conoscevate? Che gli firmava i contratti. Ci fu uno storico incontro a Teano, no? Ve lo ricorderete, no? Proprio per discutere sulla tournée nuova che doveva fare Garibaldi. Ci fu una grossa stretta di mano a Teano, ma Garibaldi praticamente non vendeva dischi. Allora che successe? Che inventarono una corporazione, no? Che si chiamava la carboneria. Questi che facevano questi carbonari? Si infilavano dentro nelle zone più impervie, più improbabili, per fare la manifattura di queste cassette false, no? Che ancora oggi si trovano sul mercato. E grazie a questi validi eroi della carboneria, Garibaldi ancora oggi, grazie anche a Pertini, ogni tanto riesce a sopravvivere nei libri di storia e nella fantasia dei Garibaldi, che è un, praticamente sono come i sorcini da noi. Questi invece si chiamano Garibaldi perché sono i garibaldini gay. E abbiamo trasmesso un programma per le forze armate. Mi piace vedervi divertire.